vuol dire camperia? In siciliano, diciamo, in palermitano, allora in palermitano e siciliano non esistono, nel senso i dialetti sono poi una cosa linguistica molto complessa, io dico in siciliano per capirci, camperia viene dal verbo campare, che vuol dire in siciliano vivere, quindi la camperia è il luogo attraverso il quale si vive, cioè i pescatori potevano campare, potevano vivere, quasi facevano le reti da pesca. Quindi si organizzavano le reti da pesca, c'erano le donne che cucivano, c'era addirittura una narzeri, stiamo parlando di cose proprio avveniristiche per l'Ottocento, con altre donne che magari non potevano filare per varie ragioni e si dedicavano a prendersi cura dei bambini. Questo adesso ce l'abbiamo. Poi qua venne anche lavorato il tonno, eccetera, ma lì di fronte nel 1822 Francesco Quattrocchi, un scultore all'epoca abbastanza ricercato, molto bravo, crea questa follia. Che cos'è? È il leone che beve da che cosa? Quella è una palude, una pozza, da cui sorgono, come vedete, tutti questi arbusti. Questi arbusti altro non sono che arbusti di china. Questi arbusti di china da cui si trae fuori il cortice o chinino, che tutti voi conoscete come una delle spezie che fece fare l'ulteriore botto e florio. Perché durante gli anni della malaria il chinino era un po' come tutti quei medicinali che noi sentivamo dire durante purtroppo il nostro orrendo coronavirus, durante il Covid, e in qualche modo non aiutava sicuramente a guarire dal Covid, ma aiutava ad abbassare le febbri malariche. Quindi questo consentì sicuramente un rialzo un abbassamento della mortalità e un rialzo delle guarigioni. Il leone è maciato, quindi costretto, diciamo, dalla malattia a questo, come posso dirvi, dimagrimento forzato, berrà da questa fonte e tornerà a ruggire. Quindi sono gli anni ruggenti dei Florio. La storia della famiglia dei Florio, se voi ci pensate bene, adesso vi dirò un'altra curiosità su questa cosa, ha molto a che fare anche con il Gattopardo, con Tomasi di Lampedusa, che è uno degli autori molto per noi importanti, ma non soltanto perché apparteneva a una famiglia nobile importante, ma perché si porta dietro anche tutta quella verve decadente, tutto quel periodo fatto di, come posso dirvi, di continue riflessioni e autoanalisi, che ha in qualche modo anche spiegato il perché del crollo del Florio. In realtà la famiglia Florio, come vi spiegherò più avanti, il tramonto della famiglia Florio non dipende dal fatto che Ignazio Florio se ne andava a scopare a destra e a manca, come dice Conocertui, ma in realtà fu dovuto fondamentalmente a un attrito fortissimo che si creò tra la classe aristocratica decadente, quindi in rovina, e questa borghesia emergente, che non era una borghesia comune, perché i Florio non volevano diventare dei semplici mercanti e dei semplici economi, volevano diventare dei grandi rappresentanti della finanza internazionale, quindi erano ingestibili. Quelli, i nostri nobili, erano abituati ad avere i campi dove facevano il vino, il panuzzo, il grano. Questi invece cominciarono a occuparsi di cose ben più avanti, ben più potenti, quindi erano da bloccare. Ma adesso ci arriviamo. Vi dico una curiosità: l'amico Rosario Lentini, autore di uno dei libri più belli sulla storia dei Florio, che io vi consiglio, è molto storico anche, stiamo parlando degli anni Ottanta, dei cristalli, della Sellerio, si chiama L'età dei Florio, con il buon Romualdo Giuffrida, che oggi non esiste più, e Rosario Lentini, grande storico esperto della famiglia dei Florio, scopre che questa insegna era tutta ricoperta d'oro. Quindi quando questa insegna, dovete immaginarla in via dei Materassai, la dovete immaginare scintillante in foglia oro. Hanno trovato dei residui chimici, ovviamente, attraverso delle analisi particolari. Quindi questo leone è diventato il simbolo, non dico il simbolo araldico, perché voi sapete bene che i Florio non sono nobili, di questi re senza corona, di questi viceré di Sicilia, diventerà il simbolo, perché da qui parte l'impero dei Florio.